il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Mentre alcuni comuni italiani hanno deciso di abolire i festeggiamenti con i fuochi d'artificio o addirittura di proibire l'utilizzo di botti e petardi durante l'ultimo dell'anno, i vigili del fuoco hanno emanato un decalogo sulle norme comportamentali per evitare incidenti. Leggete sempre e per tempo le istruzioni all'uso dei diversi prodotti. Anche in caso di piccoli fuochi d'artificio è importante sapere se è consentita la loro accensione in luoghi chiusi. L'utilizzo dei razzi di segnalazione e lo scoppio di munizioni di qualsiasi tipo è per legge vietato ed estremamente pericoloso. Le ferite da essi provocate potrebbero essere mortali. La notte di San Silvestro è consigliabile chiudere le finestre del proprio appartamento e in generale tutte quelle aperture ove potrebbero infilarsi i fuochi d'artificio lanciati nelle vicinanze. La stessa precauzione vale anche per magazzini, garage, eccetera. Ricordate che la maggior parte dei fuochi d'artificio omologati possono essere accesi e lanciati solo all'aperto. La loro accensione all'interno di locali, vani scala, su davanzali di finestre, balconi è spesso causa d'incendio. Se proprio non potete evitarne l'uso, accendete i petardi dopo averli posizionati a terra. L'accensione deve avvenire a braccio teso e immediatamente dopo allontanatevi di circa 3-5 metri. Non gettate in maniera incontrollata i petardi accesi, usate sempre guanti e occhiali per proteggervi. Posizionate i razzi a terra in maniera tale che la traiettoria di lancio sia libera e sicura. Non utilizzate razzi il cui bastone sia danneggiato. La traiettoria di decollo non è più prevedibile. Non riutilizzate un razzo petardo che ha precedentemente fatto cilecca. L'uso di fuochi d'artificio è riservato agli adulti. Si deve evitare che bambini e adolescenti utilizzino tale materiale esplodente. I bambini più piccoli, durante il lancio di fuochi d'artificio, devono rimanere all'interno dell'appartamento in compagnia di un adulto. Controllate che nelle vicinanze non vi siano edifici particolarmente soggetti ad incendio, per esempio abitazioni rurali o edifici con tende aperte. Lanciate di conseguenza i fuochi d'artificio considerando la direzione del vento, mantenendo una distanza di almeno 200 metri in caso di razzi e almeno 20 metri in caso di petardi. Non modificate o manomettete i fuochi acquistati, non provate a costruirne in maniera artigianale. Ricordate che comunque il rischio di incendio è elevato. Conservate le scorte di fuochi d'artificio in contenitori solidi e sigillati. Non tenete assolutamente addosso fuochi o petardi. Attenzione infine al pericolo di incendio. Ricordate che i fuochi d'artificio possono facilmente innescare incendi di sterpaglia e di bosco. La presenza di vento è inoltre un fattore che può incidere molto sullo sviluppo di tali eventi. Se nonostante queste precauzioni si sviluppasse un incendio, non esitate a chiamare i vigili del fuoco comunicando ciò che sta accadendo.